presidente, è stato nominato presidente da Fondo Atlante a luglio, e con un consiglio totalmente rinnovato, che vede la presenza solo di due veneti nel consiglio, uno sono io e un altro è il professor Carlo. Questo dà anche un'indicazione che, diciamo, come dire, come veneto non è che abbiamo fatto figuroni in questa banca, vada per essere chiaro. Io sono stato vicentino per 5 anni e per me è stato un grandissimo onore, non solo per essere contento, per essere stato nominato presidente, ma per essere stato considerato una persona presentabile, che in questo momento, dopo tutte le avventure, tutte le varie vicissitudini della banca, per me non è stato cosa da poco, di poco conto. Sì, in questo periodo, diciamo, il consiglio che è fatto da persone molto, molto competenti ha dovuto affrontare una serie di problemi molto gravi ed è seriamente impegnato a rilanciare la banca. Quello che è emerso ha dovuto fare un grande lavoro per preparare la documentazione per le azioni di responsabilità che verrà finalmente sottoposta all'Assemblea il giorno 13. È già stato, credo, pubblicato una sintesi dei punti che sono emersi, che saranno oggetto della relazione di responsabilità, tenendo presente che questi sono solo alcuni dei punti che successivamente, delegando quindi successivamente al Consiglio di Amministrazione di continuare l'azione individuando, man mano che emergeranno nuovi elementi, di perseguire i responsabili. È un punto questo molto delicato che obbliga, che impegna seriamente tutto il Consiglio, perché se il Consiglio, facendo questa azione, si assume una grande responsabilità, perché a sua volta corre il rischio di essere oggetto di successive azioni di responsabilità nel caso non si dimostrasse efficace nell'azione di recupero e di risarcimento del danno. Questo è un punto fondamentale che dovrebbe essere l'inizio della nuova banca. Il secondo punto, sono in corso proprio in queste ore, diciamo, di approfondimenti per arrivare a una transazione con un grande numero di azionisti che appunto sappiamo bene hanno perso tutto e che nel tempo hanno fatto rilevanti investimenti sulla base di valutazione della banca che, diciamo, la prova dei fatti se si è rivelata non congrua. Si cercherà, diciamo, in qualche modo di coordinarsi anche con popolare vendita per quanto possibile, per avere un'omogeneità di criteri, ma in generale si cercherà di dare, senza sbilanciarsi troppo, senza fare grandi percentuali, un importo superiore comunque al prezzo di eccesso, al maggior numero possibile di azionisti. In questo momento non posso dirvi più appunto perché ci sono due o tre possibili alternative allo studio, ma anche questa erogazione, questo tentativo di transazione è subordinata al rifinanziamento da parte dell'azionista di riferimento che è il Fondo Atlante. E quindi deve essere compatibile anche con i fabbisogni che ha. E questo è un tentativo quindi di sistemare il passato, perché per rilanciare la banca sono sicuramente necessarie altre ricapitalizzazioni, anche rilevanti, ricercando capitale e da Atlante e da terzi. Vigente l'attuale situazione di potenziale contenzioso con i precedenti azionisti, da tante sarebbe inavvicinabile per qualsiasi investitore.
e quindi occorre diluire il rischio, realizziamo queste tentativo di transazione, che deve essere assolutamente un successo per il futuro. Se non fosse, infatti, nonostante le mie numerose sollecitazioni, allo Stato non c'è un piano B, ma forse ci sarà, ma sarà, allungherebbe comunque il processo. Quali sono gli elementi per cui questa banca comunque potrebbe costituire motivo di grande interesse per un investitore, che noi auspichiamo che non sia solo il solito mentre si vagheggia di questi fondi, di private equity, di questi ammortitori, di queste cose. Diciamo, noi pensiamo, speriamo che siano anche italiani e che siano anche veneti, come giustamente ha detto nell'ultima nella recente assemblea anche il sottosegretario Barretta, ci sono molti veneti molto ricchi che potrebbero anche essere possibili investitori. Occorre però che creiamo le condizioni perché possa essere un motivo di interesse per qualsiasi investitore, incluso naturalmente i veneti. Per far questo occorre fare due o tre cose. La prima è rendere la banca più efficiente, dove in termini di efficienza non è solo la riduzione del personale, ma anche prendere atto che il sistema bancario è cambiato drammaticamente negli ultimi anni e ci sono delle banche che si sono adeguate al cambiamento, anzi l'hanno anticipato, e altre che non l'hanno fatto. Quando si parla anche della crisi delle popolari, perché la legge non è stata preparata bene, eccetera, bisogna a dire che ci sono delle popolari che sono andate bene prima della legge e dopo la legge, e altre che invece non erano pronte. Non voglio adesso fare citazioni evangeliche, ma diciamo il concetto di essere pronti, alcune banche erano pronte, altre non. Purtroppo Veneto Banca e Popolare di Vicenza non lo erano. Lo devo dire con grande tristezza, nonostante, mentre per Veneto Banca posso dimostrare anche una certa comprensione, visto che stiamo parlando di una banca un po', diciamo così, che è nata, è cresciuta, diciamo, smisuratamente, relativamente parlando, negli ultimi 20-30 anni. Popolare di Vicenza invece è una storia antica, fa parte del territorio integrale, e si medesima che i vicentini e tutta la provincia si identificano con questa banca. Non solo, ma aveva sempre avuto una reputazione di primaria banca italiana. E questo è un gravissimo peccato che poi alla fine abbia tradito queste aspettative. Quindi occorre da una parte creare efficienza, dall'altra parte adeguare i servizi al mondo che cambia. Ma senza parlare di slogan 2.0, 4.0, è una banca rimasta molto tradizionale, che ha bisogno di grandi investimenti in risorse, soprattutto umane e tecnologiche, e quindi anche questo è un punto importante. Inoltre, se volessimo anche investigare uno dei motivi della crisi, è che diciamo è cresciuta, diciamo, senza una focalizzazione precisa, è cresciuta diciamo, in Sicilia, è cresciuta in Toscana, in Friuli, ma mentre invece aveva un territorio di estremo interesse, che era il nord-est in generale. Allora, il futuro prevede sicuramente o come banca stand-alone o fusa con Veneto Banca, su cui poi ritornerò dopo, con una banca fortemente caratterizzata sul nord-est, che in questo momento ancora rappresenta una regione di estremo interesse per qualsiasi investitore italiano o estero. Nel mio parola, perché io penso, diciamo, in principio ho fatto molto, diciamo, c'è stato molto rumore
Io penso che sia stato un errore far crescere e muovere l'Edobanca. E l'Edobanca avrebbe dovuto essere fusa con Banca Popolare di Vicenza, come è stata fusa per Cassa Banca Carino. Se avessimo fatto questa cosa qui, noi sicuramente la banca non sarebbe in questa situazione. E perciò questa idea della fusione, che non è mia, ma è stata della Banca d'Italia qualche anno fa, se fosse stata fatta questa cosa, senza guardare a chi comandava, ma con l'obiettivo di costruire una banca efficiente e soprattutto focalizzata geograficamente in una delle migliori e più interessanti regioni d'Italia, probabilmente tutto questo, quello che è successo successivamente, non sarebbe successo. Ora, il manager delle due banche sta studiando seriamente questo aspetto. Inizialmente avevamo sproposto, quando per la prima volta che sono stato, anzi l'unica volta che sono stato a Francoforte, ho posto il problema, siccome, diciamo, come voi noto, è un business, è un'attività molto regolamentata, che nonostante sia regolamentata sotto tutti i punti di vista, anzi non riesco ancora a capire cos'è che non è regolamentato, poi alla fine sono molti banchi che vanno male. Questo, allora comunque ho chiesto a suo tempo a questi funzionari, che sono bravi ragazzi, bravi, e ho chiesto, ma insomma questa banca interessa a qualcuno, così com'è, ma è importante per l'Italia? La risposta è stata, beh, non proprio. E allora poi ricordo, ma la vera banca pure non è interessante. Dico, ma se noi facessimo una buona, una bella banca, unendola, facendo un'azienda focalizzata per il nord-est, una banca moderna che riesca a fornire nuovi, tutti i servizi delle banche più avanzate, ce ne sono in Italia, e ancora di più in altri paesi, allora avrebbe senso, sì, avrebbe senso. E quindi adesso, credo proprio in queste ore, oltre al manager delle due banche che sta lavorando su questa cosa, anche il BCE sta considerando questa opportunità e speriamo che dia una risposta favorevole fra poco. Questo consentirebbe la creazione, ripeto, di una banca che, mettendo insieme le due banche, naturalmente è chiaro, diciamo, che fa, diciamo, la sede logica e licenza, e crea e mantiene una banca nel Veneto con direzione, mezzi e elementi di diciamo, tutto il software che serve. L'alternativa che loro, ci sono molte critiche su questa cosa qua, perché dice che evidenzia molti esuberi, ed è vero, ci sono moltissime duplicazioni, specialmente nella provincia di Treviso e di Vicenza, e soprattutto delle, diciamo, filiali che sono attive addirittura, per cui assolutamente bisognerà, diciamo, dove ci sono due filiali, una di Vicenza e una di Treviso, dovrà essere, una deve essere almeno una. Questo evidenzierà un esubero di personale, ma come ripeto, ci sarà una banca capace di pensare al proprio futuro qui. L'alternativa da molti è auspicata, invece che dice no, teniamo le due file e facciamola acquisire da due banche separate. Il risultato sarebbe, secondo me, che è un po' quello che è successo con le quattro banks, no? che non le vuole nessuno, perché tutti sanno che ci saranno quattro direzioni generali che verranno chiuse, perché adesso se le compri Ubi o qualsiasi altra banca, nessuno darà aperto queste sedi. Questo, secondo me, è il vero rischio se queste banche venissero acquisite separatamente, così come sarebbe impossibile pensare che l'attuale altissima intensità di sportelli bancari che tutti vediamo possa essere mantenuta. Tutti lavorano con la banca da casa, tutti lavorano con internet, tutti lavorano con digitale, eccetera, eccetera. Quindi il traffico nel filiale cambierà drammaticamente e occorre intervenire su questo.
cambierà anche il tipo di occupazione e di qualificazione che è necessaria. Bisognerà aumentare il tipo di offerte, di aumentare la qualità dell'offerta del servizio con grande investimento in giovani. Una delle mie, diciamo, dei miei modelli, dei benchmark, penso sempre al 3DM, che l'anno scorso, solo l'anno scorso, ha assunto 150 euro a Reggio Emilia, ma diciamo, non c'è nessuna indicazione che fa pensare che Reggio Emilia sia la città migliore di Vicenza, no? Anzi, credo che l'associazione nazionale di Vicenza sia tre volte quella di Reggio Emilia. Però a Reggio Emilia c'è questa azienda, Barcaria, che ha assunto 150 giovani neolaureati e negli ultimi 5 anni ha assunto 600 neolaureati. Uno dei problemi che la banca ha avuto è che come dicevo prima, non si è adeguato ai tempi che cambiavano. Per cui, lo dicevo prima, al dottor Pagliatti, in Italia negli ultimi 5 anni ci sono state solo 3 banche che non hanno avuto personale, solo 3 banche. 2 di queste sono Veneto Banca e il Popolare di Vicenza. Perché questo succede tutto non lo so, ma è evidente che l'affollamento degli sportelli c'era, non è cominciato oggi, c'era anche prima. È evidente che, come altre aziende, perché non sono solo questo tipo di aziende, hanno aspettato e sperato che la crisi passasse senza beneficiare. E questo è abbastanza un fatto che ha toccato molte aziende, fra cui molte aziende anche affidate da Veneto Banca e da Popolare di Vicenza. Per cui in molti casi queste banche si sono indebitate presso datori di denaro di vario tipo per finanziare attività che non andavano bene negli anni. Il risultato è che hanno svolto una funzione in qualche modo, come dicevo l'ultima volta che ho incontrato anche il dottor Pagliatti, hanno svolto una funzione un po' di surrettizia, diciamo, che nessuno l'aveva chiesto, di ammortizzatore sociale, perché hanno mantenuto in piedi l'azienda che il mercato in qualche modo stava rendendo o marginalizzando. Però non hanno neanche aiutato le aziende che hanno aiutato e finanziato, ma non hanno aiutato a correggersi. Risultato, tutti e due hanno rilevanti situazioni di sofferenze che hanno portato a queste perdite che adesso stanno emergendo in modo così rilevante. Poiché i vincoli posti dalla BCE, che diciamo che sono sani, che poi non è niente di, cioè noi adesso questa BCE la dipingiamo come se fosse chissà che, no? Cioè è l'amministrazione di un padre di famiglia. Io 50 anni fa ho cominciato a lavorare con una sala di visione e non mi trovo, nonostante tutte le parole, diciamo così, di banchese, che adesso tutti parlano in inglese, eccetera, questi principi qua erano buoni anche 50 anni fa. Quella della prudenza, del compadre di famiglia, sono tutti concetti che, diciamo, il codice Rocco aveva già ripreso, quindi non solo adesso messo in inglese con un sacco di sigle, ma la stessa cosa. Ora noi qua, diciamo così, diciamo la parte di Vicenza, con tutto il rispetto, non ha esagerato come accaduto la mente, e improvvisamente si è trovato applicando questi concetti. Trovate con perdere degli ordini, parecchi miliardi, messi insieme facciamo una cosa molto importante. La cosa che mi ha colpito è che neanch'io avevo la percezione che anche nel Veneto, di cui molto spesso noi vuoi far polemica, no, ma molto spesso noi siamo molto, io personalmente sono molto orgoglioso di essere Veneto, molto orgoglioso del progresso di questa regione, lo ricordo. Quando diciamo, conoscendo il paese dei migranti, tutte queste cose qua, e adesso vedi i miei compaesani che una volta emigravano per andare a governare le bestie
cambiato tutto, no? Però io avevo questo fuori questa cosa. Però onestamente non avevo idea che ci fosse questo perde, questa mala gestione, questo perde, questa leggerezza nell'approccio della voce di questa cosa. E questo, ma devo dire che prima io non avevo pari idea che si chiedesse di fare presidente di questa cosa. Avevo partecipato a un incontro, un'assemblea della Fondazione Lopez, dove avevo questo editor, cioè, in cui veniva, era un'assemblea che si fa ogni anno e fanno lo stato un po' dell'economia del mondo, e mi ero accorto che però nessuno parlava delle sofferenze bancarie, niente. Per cui ho chiesto a questo professore, che era una bravissima persona, che aveva fatto una bravissima relazione, se eravamo a conoscenza di quant'erano le sofferenze del Veneto, di quanto erano le sofferenze bancarie nel riguardo delle aziende venete, perché c'erano due problemi, potevo evidenziare, cioè proprio sentendo questa cosa qui, sentendo parlare di questa cosa era abbastanza evidente che ci poteva essere un problema delle banche e ci poteva essere un problema delle aziende, con conseguente riflesso sull'occupazione. Ecco, questo tema qua non era tanto solo. Adesso ne parlo un po' troppo, però tutti questi nodi adesso sono molto pertinenti. E adesso non puoi affrontare. Quindi ci sarà sicuramente, io spero che da questa, diciamo, idea di fusione, sulla quale io credo veramente, possa rinascere una nuova banca, che finalmente realizza questa integrazione anche territoriale, mettendo insieme due zone molto interessanti, sia diciamo quella zona, diciamo, più di Treviso che quella di Vicenza, però che si possa espandersi anche nel Friuli e nel Trentino, e diciamo non cerchi più di crescere in altri territori. Questo io sono sicuro. E quando parlo con gli investitori possibili e quando parlo di queste cose vedo grandissimi interessi. Quindi se riusciamo a mettere insieme progetto, mentre focalizzato sul territorio, io penso che si possa fare una grande cosa. Mi ha fatto piacere recentemente che questa idea sembra essere condivisa anche da Atlante e dal manager di Atlante e anche naturalmente la maggior ragione della Banca d'Italia, che vede in qualche modo, insomma, riconosciuto quel progetto, quell'idea che loro avevano avuto qualche anno fa. Adesso, come io spero, oggi forse non lo sanno, l'amministratore delegato Torrioli ha dato le dimissioni e domani ci sarà il consiglio di amministrazione per cui dovrà nominare il nuovo amministratore delegato, che diciamo ritengo che sia una persona molto capace e che penso già io avevo grande stima del dottor Iorio, che mi era anche molto simpatico, e questo nuovo amministratore delegato sicuramente ha l'esperienza per poter realizzare questo progetto. Poi, non so se c'è qualche domanda, io sono a disposizione, ma credo che questo sinteticamente sia quello che volevo dire su questa parte.